Buonasera signori, come la va? Tutto bene? Mi sono mancato. No, mi siete mancati anche voi. No, però sto bene, tutto a posto. Allora, come molti di voi stamattina hanno visto quello che ho pubblicato su Facebook, si parte, ma non sono partito per una camminata, anzi, se andavo a camminare era meglio. E invece purtroppo sono dovuto venire su a Bologna perché purtroppo dovrò affrontare una guerra più grossa di me, nel senso che dovrò fare l'intervento e quindi mi è in combatto una guerra che io non tiro fuori niente, quindi mi dovrò affidare le mani dei dottori. Come molti di voi sanno che ho l'occhio storto, le altre cose che avevo fortunatamente le ho debellate tutte e va tutto bene. L'occhio purtroppo non sono riuscito a sistemarlo io personalmente, quindi mi devo ripiegare alle mani dei dottori, mi hanno detto sommato, mi è andata anche bene, anche visto come ero messo prima, che ero arrivato a pesare 108 kg, facevo fatica a parlare, fatica a deglutire, male gambe, quindi tutte le altre cose le ho develate e sto benissimo. Il complimento più bello me l'ha fatto il mio vecchio allenatore, lui che mi fa, ciò Pieri, non sei mai stato così magro neanche quando si calafrori, ne pensi a te, quindi va bene, sto bene, va tutto bene, altre cose di bravo, però purtroppo l'occhio mi devo ripiegare alle cure mediche, va bene così. E cosa vuoi che vi dica? Non ho detto niente prima perché l'ultima volta che l'ho detto prima non è andato a finire molto bene, si è scritto, sono operato il 28 maggio e a 10 giorni dall'intervento ho ricevuto una telefonata che mi ha fregato, dicendo che di Pieri non ti possiamo più operare, mi ha dato posto un bambino, meglio il bambino che ne me, per carità, gli auguro tanta felicità col bambino, però sono rimasto un po' così, un po' spiazzato, un po' deluso, perché mi ero preparato sia psicologicamente che mentalmente per affrontare questa guerra qui, quindi anche sto giro qui mi hanno avvisato sabato scorso, lunedì scorso, per poter venire a fare oggi. Ho avuto la fortuna che non avevo nessun impegno, non avevo nessun focalizzazione da fare, quindi ero bello limpido e concentrato per fare questo intervento, quindi la fronte. La cosa buffa è che purtroppo, come voi ben sapete, che ho l'occhio storto, perché mi sto bene, se faccio così diventa storto l'altro, sono un animale strano in via di estinzione. La cosa buona è che mi ha detto stamattina la dottoressa che non essendo una malattia che sono nato così ma è venuto fuori dopo, sono molte buone probabilità, quindi speriamo. E le altre cose che avevo io le ho debellate io, volevano sapere la gente che malattia ho avuto. Non lo so io e non lo sanno neanche i medici. Ad esempio, le mie impegnative mediche sono arrivate a Boston, nel centro più grande di neurologia mondiale, il dottore ha detto se sta bene continua a fare quello che sta facendo perché purtroppo ci sono molte malattie che non riusciamo a dargli il nome. E all'ospedale di Cesena hanno dato il mio nome, la sindrome di Pieri. Sono un animale raro in via di estinzione, per fortuna che hanno fatto il filo. E niente, questo qui ragazzi, volevo dire che domattina mi sottoporrò a questo benedetto intervento, che io non muoverò una virgola, anzi andrò in anestesia totale. Chi è debole di stomaco, meglio che non ascolti questa cosa qui, nel senso che domattina mi farà l'anestesia totale, mi caveranno gli occhi, li mettono in bolla, me li rimettono dentro, poi la cosa buffa, ah, dopo Pieri ti svegliamo, puoi già vedere da solo, ah, meglio così. Pensavo di tenere un giorno due elementi, invece no, il giorno dopo vedo subito tutto. Dopo, il giorno dopo intervento, devo tornare su a fare delle visite, quindi rimango due giorni in questo PB qui a Bologna, che sono a 400 metri vicino all'ospedale, che ho già visto la strada qual è, quindi posso andare a tornare tranquillamente a piedi. Almeno questa fortuna qui l'ho avuta, speriamo che sia una fortuna anche quella dentro. E quindi niente, sto bene, tutto a posto, speriamo che vada tutto a buon fine. Perché sono stanco di combattere delle guerre, sono stanco, però sono ottimista e vado avanti per la mia strada. Vada, comunque ragazzi, sarà un successo perché il mio
era un difetto estetico, non era un difetto di vita, nel senso che avevo dei deficit e compagnia bella. Anzi, ho sviluppato qualcosa di più che prima non sviluppavo. Quindi va bene così, se metti caso che domani l'occhio mi ritorni storto, che c'è qualcosa che non va, è il mio tallone d'Achille e me lo tengo anche molto volentieri. Però, visto che mi ho l'occhio dritto, sarebbe bello farlo tornare dritto come era prima. Dopo di questo, ragazzi, vi do un saluto, vi mando un bacione e dopo vi aggiornerò nei giorni successivi, sperando che domani stia bene e poi vediamo un po', ok? Adesso vi lascio la corona dei Dorsi, che è il cavaliere della tempesta. Io ci sono sempre nella tempesta. Ciao ragazzi, buono.